Vorrei ricordare che per quanto riguarda il 2015 è aumentato il numero delle imprese iscritte in Camera di Commercio, pari a 165, ma soprattutto si è stabilizzata quella che è la cessazione delle imprese, quindi il sistema economico sta trovando un suo equilibrio. Uno stop importante all'emorragia di imprese in provincia di Arezzo. I dati diffusi in occasione della 14ª giornata dell'economia ci dicono questo, ma è ancora cauto il bilancio dell'ente per una ripresa che stenta. Il dato occupazionale, che fa segnare un meno 1%, non può certo far cantare vittoria, né tantomeno la fotografia del settore trainante dell'economia aretina, il manifatturiero, che si regge sull'export, segnando un più 3%, ma i margini aziendali sono destinati a diminuire. Il settore che soffre di più è l'edilizia, mentre finalmente comincia ad emergere il turismo. Le presenze in provincia di Arezzo toccano quota 450.000 nel 2015, con un incremento di quasi il 10%. L'edilizia purtroppo è l'ultima che è entrata in crisi, ma sarà l'ultima a ripartire, anche perché stiamo scontando un esubero di appartamenti, di centri direzionali e strutture per le imprese. Quindi insomma c'era stato un esubero e una costruzione piuttosto abbondante negli anni del boom economico, e quindi credo che dovremmo ancora soffrire molto da questo punto di vista. E la vicenda Banca Etruria pesa, e non poco, sul sistema Arezzo. E noi spesso e volentieri nella vicenda di Banca Etruria abbiamo guardato e stiamo guardando al passato. Invece è assolutamente importante guardare, fare un punto fermo e guardare verso il futuro, perché al di là del fatto che ci lavorano oltre 1700 persone, di cui 800 all'interno della provincia di Arezzo, Banca Etruria ha una specificità estremamente particolare, che è anche la banca dell'oro. E sappiamo che abbiamo 1200 imprese nella nostra provincia che hanno un rapporto strettissimo con Banca Etruria, e quindi chi comprerà la banca sarà assolutamente importante. Quindi noi auspichiamo che chiunque la prenda abbia un occhio di riguardo nei confronti del territorio, ma credo che non potrà essere altrimenti, perché chi compra Banca Etruria in realtà compra un territorio con tutta la sua economia.